È un anno e mezzo che noi andiamo denunciando a ogni piè sospinto quello che sta vivendo il mondo dello sport, il mondo del sociale, le imprese, il mondo del lavoro, le famiglie che non riuscivano a pagare le bollette. Ecco, dei piccoli segnali sono arrivati grazie a un lavoro ostruzionistico che ci sarà nei prossimi mesi se noi non vedremo soddisfatte quelle che sono le nostre proposte. E quindi rilanciamo nel momento in cui stiamo entrando oramai con l'attività del Consiglio regionale verso il mese della sessione di bilancio. Noi abbiamo ottenuto 5 milioni per le famiglie, noi ne vorremmo 20 milioni per le famiglie, e c'è la possibilità di individuare nelle pieghe di bilancio i soldi da dare alle famiglie, i soldi da dare all'impresa attraverso la rimodulazione dei fondi comunitari, e questo significa quindi alleggerire il carico dovuto a quella che è una vera e propria rottura di civiltà, come quella che è rappresentata nella società abruzzese dagli aumento dei costi energetici. I fondi per lo sport, per i presidenti delle associazioni sportive dilettantistiche che stanno vivendo un momento drammatico, quelle sono cariche onorifiche, rispetto a un'azione singolarmente delle associazioni sportive o delle società sportive che stanno con grande difficoltà facendo quadrare i bilanci, ecco, ci si è messa la mannaia dell'aumento dei costi energetici, che era una cosa assolutamente non prevista e che pagheranno sulla propria pelle i presidenti di queste società se non si interviene attraverso un sostegno chiaro, diretto, immediato, perché adesso servono questi fondi, altrimenti le famiglie non potranno più portare i bambini a fare sport perché le società sportive sono costrette ad aumentare le rette e quindi, come l'inflazione, diminuiscono i consumi, i bambini non possono fare sport per questa annualità, si crea un cortocircuito nella crescita anche dell'attività agonistica dei ragazzi. Capite qual è il momento drammatico che stiamo vivendo. Abbiamo segnato un solco, non c'è stato nessun accordo tra le opposizioni e il presidente Sospiri, nessun accordo men che mai con il romano presidente Marsiglio. Ecco, noi facciamo il nostro lavoro per il bene esclusivo degli abruzzesi.